da pislem. Opet je baja na vrhu, to priste sistem. Mi ne da da pislem. Opet je baja na vrhu, to priste sistem. Mi ne da da pislem. È bello essere qui. Ed è bello essere qui assieme a tante persone che in maniera oscura, silenziosa, da 30 anni e per 30 anni hanno fatto sì che si illuminasse questo palcoscenico e che su questo palcoscenico passasse quello che vedete alle mie spalle. È la grande storia di Taormina Arte, iniziata nel 1983. Stasera c'è uno slogan che abbiamo a carattere cubitale scritto, una storia che vogliono cancellare. Tutti quanti insieme, esibendo questa storia di Taormina Arte, esibendo l'orgoglio di una storia, la forza di una tradizione, diciamo sicuramente no, non ci piegheremo, combatteremo tutti quanti insieme, noi come lavoratori, come dipendenti, come rappresentanti di tante ditte che continuano a credere in Taormina Arte. Noi questo combatteremo in maniera ferma e determinata assieme alle tante persone, ai tanti amici che vogliono sostenere questa battaglia. Solamente per chi non conosce i dati, che sono dati crudeli per certi versi, nel giro di 3 anni siamo passati da un contributo di quasi 3 milioni agli attuali 207 mila euro. In questi giorni è in discussione la finanziaria terra e sembra che arriverà un contributo di 700 più 200, 900. Anche questa è una storia che va rivista. Taormina Arte, Taormina, sindaco, chiede la parità di dignità rispetto a tutte le altre istituzioni. Se è vero, e lo vedremo solamente tra qualche giorno, che tutte le istituzioni lirico-sinfoniche presenti sul territorio siciliano non hanno avuto una deputazione, allora Taormina deve rivendicare e deve avere la stessa dignità delle altre istituzioni, quantomeno deve ritornare a livello contributivo del 2013, vale a dire 1.600.000 euro almeno. Questo, diciamo, è un aspetto importantissimo che va certamente discusso, va seguito a livello politico assieme attraverso tutti i canali, ciascuno per la propria parte. Sono stati sensibilizzati per questa occasione tutte le forze politiche, le tanti rappresentanti del Consiglio Comunale, il Sindaco, gli assessori, altri rappresentanti. Facciamo una battaglia, noi siamo prontissimi, determinatissimi, non molleremo, nei prossimi giorni ci saranno delle altre iniziative che tenteranno di tenere i riflettori accesi su questa iniziativa. Su queste iniziative chiederemo la collaborazione di tutti, già abbiamo avuto dei riscontri importanti, ma sarà una battaglia comune per la dignità artistica e la dignità economica di Taormina Arte, che è la dignità poi della città di Taormina. Vedere tutta questa storia rappresentata sui manifesti, tanti volti anche che non ci sono più, che idealmente ci stanno sicuramente seguendo da lassù, tanta gente che ha condiviso anche nottate di lavoro in questo teatro e negli uffici. La cosa che vi voglio chiedere non è una rivendicazione, credetemi, solamente di natura economica, è anche una rivendicazione di natura economica, ma permettetemi di dire che passa sicuramente in secondo piano rispetto a quella che è la rivendicazione, ripeto, della dignità artistica ed economica di Taormina Arte. Noi dovremo sicuramente farci sentire in maniera pesante, abbiamo fatto in questi giorni un grandissimo sforzo per portare a casa il risultato del Taormina Film Fest. Oggi è l'ultimo giorno, possiamo dire che è andato veramente tutto molto bene, è stato un festival che, viste le premesse, rischiava di poter non farsi a causa di una situazione economica veramente, veramente disastrosa. Oggi è l'ultimo giorno, cala il sipario, come abbiamo detto, impegno mantenuto,
siamo stati veramente bravi, vi devo dire un grazie di cuore, anche se spesso, tra virgolette, ho frustato qualcuno per poter portare a casa il risultato. Oggi dobbiamo avere l'orgoglio di quello che abbiamo fatto. Era molto più facile non fare il Festival del Cinema e lasciare stare. Invece l'abbiamo fatto in condizioni assolutamente proibitive, ci siamo riusciti. Bravi, grazie, grazie a tutti. Nei prossimi giorni ci saranno altre iniziative. Sarete assolutamente sensibilizzati a partecipare. C'è l'associazione albergatori, anche il dottore De Luca, l'associazione commercianti, l'associazione, vedevo l'assessore Fumara. Dovremo coinvolgere la città. Diteci come. Noi vogliamo fare una battaglia, vogliamo a fianco tutti quanti e speriamo di riuscire, questa battaglia a vincere. Grazie. Grazie. Mi verrebbe facile questa sera iniziare con i ringraziamenti a voi lavoratori, ma non li faccio. Non li faccio perché è inutile farli, perché li abbiamo già fatti tante volte, sapete come la penso. Però andare a difendere qualcosa che non dipende dalla tua azione, che non dipende da ciò che hai fatto, che non dipende da ciò che hai programmato, progettato, per me è molto difficile. Perché noi in questo momento siamo tutti vittime, sono vittime dei lavoratori, è vittima dell'amministrazione, è vittima della minaccia, di che cosa? Della crisi economica che ha investito la Sicilia, ci vorrei anche stare qualora la crisi finanziaria avesse investito tutti in quella misura. Mentre noi siamo stati testimoni, siamo stati vittime, ripeto, di un valzer, non un valzer del gatto pardo, ma malefico, bestiale, terribile, di numeri e di promesse, mai mantenute. Anche quella di 3 giorni fa, il passaggio in giunta dei 692.000 euro, io ancora ci vedo sicuramente, lotteremo affinché in aula sia mantenuta questa cifra, ma ancora io sono perplesso su questo perché non posso credere, perché tante volte siamo stati già smentiti, cioè le promesse fatte o anche le delibere fatte, i passaggi in giunta sono stati smentiti. Quindi che devo dire? Io dico soltanto una cosa. Taormina Arte e Taormina è la stessa cosa. Taormina Arte è stata la culla e il faro culturale di Taormina negli ultimi 30 anni. Tante cose sono state fatte. E, sì, Taormina forse era già allora delle sue bellezze paesaggistiche in tutto il mondo, però voi, la struttura, non ha contribuito, ma ha fatto sì che ci fosse un passaggio internazionale a livello culturale e a livello mediatico, quindi non possiamo assolutamente disperdere questa realtà. E allora qual è il mio impegno? Il mio impegno è quello che la città è con voi e io in questo momento rappresento la città e vivo che la città è il consiglio comunale che rappresenta la città e non è accanto a voi, è dinanzi a voi, quindi noi faremo in modo di mettere in atto tutte quelle iniziative che saranno necessarie affinché questa grande realtà che c'è venga non soltanto conservata e preservata, ma venga ancora di più spinta verso l'alto. Dovrei parlare che ormai la funzione della Taormina Arte com'è così, una struttura fatta da 30, quasi le varie sfide, non voglio parlare di questo perché anche di questo si è parlato tanto, si è parlato della fondazione. Ora bisogna fare i fatti. Ecco, io l'impegno mio è che nell'arco di un mese massimo sarà costituita la fondazione della Taormina Arte con la vostra indispensabile presenza. Dopodiché talloneremo in un modo continuo la regione siciliana che ci deve dare quello che ci tocca, ce lo deve dare a tutti i posti, a costo di fare azione clamorosa. Noi vogliamo tutto quello che ci compete, che compete alla città, perché quando ho detto io che se tira la città deve dormire, tira tutta la Sicilia, è vero, noi non permetteremo a nessuno di scipparci dei diritti che abbiamo. Quindi io sin da adesso dico che sono pronto a qualsiasi azione eclatante, non lo ripeto accanto a voi ma davanti a voi. Grazie di tutto e grazie per aver permesso che questo festival si potesse fare quest'anno. Grazie. Le parole d'ordine di questi giorni sono state dignità e orgoglio, responsabilità. Spero che questo sia un messaggio arrivato e naturalmente, come dire, uno stile di struttura e spero che sia arrivato.
prima di sentire se dovesse esserci qualche domanda, voglio solo ricordare una frase che abbiamo un po' assunto a simbolo. Il nostro grande direttore, stato Giuseppe Sinopoli, nel 97 scriveva queste cose: ancora insieme a combattere nella nostra cara isola per la cultura che è la nostra antica civiltà. Giuseppe Sinopoli, e con questo chiudiamo. Grazie. Baja na vrhu, topli ste, sistem.